un'altra ancora ha preso il posto del proprio marito che è stato costretto all'esilio. È successa veramente una cosa incredibile, che queste donne, poche, qualche decina di donne, sono state poi seguite e sostenute da migliaia e migliaia di persone. Veniamo al ruolo dell'Europa. Lo scorso 17 settembre è stata votata una risoluzione contro Lukashenko e poi sono arrivate anche le sanzioni contro diversi membri del suo governo. È la via giusta secondo lei oppure Bruxelles dovrebbe e potrebbe fare di più? Io penso che questo sia il minimo che l'Europa abbia fatto, l'Europa dovrebbe fare di più. Io ritengo che noi abbiamo a che fare con una persona unica, intendo il presidente, e il potere che lui ha, il potere per lui è tutta la sua vita. È semplicemente un eroe per Tolstoj. O ancora meglio, un eroe dostoevskiano. E il popolo ha necessitato di 26 anni per poter risvegliarsi da questo sonno, da questo letargo. Molto della nostra vita è diciamo inspiegabile ed è difficile spiegare spesso quello che succede a noi e quello che capita a molte popolazioni. Ma torniamo alla letteratura. Nel suo libro Preghiera per Chernobyl lei racconta un dramma che ha vissuto personalmente. Cosa l'ha colpita di più e perché quel disastro ambientale è la metafora dell'implosione del regime sovietico? Per me è stato il libro più complesso. Она была сложна тем, что мне нужно было лекция в истории культуры. То есть, если война, то было уже миллионы книг о войне, любое другое событие тоже, а Чернобыль это было впервые. Per me è stato molto complicato perché non avevo dei punti di riferimento. Se fosse trattato di guerra, allora sulla guerra hanno già scritto tantissimi libri, migliaia, milioni di libri. Fosse stato qualche altra cosa di noto, la stessa identica cosa si potrebbe dire, avrei avuto dei punti di riferimento. Chernobyl è stato in effetti un caso unico che avvenne per la prima volta nella storia. То там ехали на бронетранспортерах солдаты с автоматами, прилетали с Афганистана, когда шла война в Афганистане, вертолеты с боевыми пулеметами. То есть никто не мог понять, что произошло, как или стрелять в радиочастицы. Io mi ricordo perfettamente le prime settimane, io ero presente. Le strade erano invase da carri armati, pieni di soldati, armi a tutto andare, mitragliatrici. E cosa volevano fare? Nessuno sapeva chiaramente che cosa fosse necessario fare. E con tutte queste armi cosa volevano fare? Sparare alle nanoparticelle, alle microparticelle? Что, несмотря на лучшую техническую оснащенность Японии, все равно человечество стоит перед неведомым.
Recentemente, un anno fa, mi sono recata a Fukushima e mi sono resa conto che, nonostante migliori attrezzature, tecnologie migliori, comunque sia, in un caso o nell'altro, l'umanità è di fronte all'incomprensibile, all'imponderabile. Chernobyl forse proprio questo ci mostra quali sono i limiti dell'umanità, magari anche delle generazioni passate. Lei ha fiducia invece nelle generazioni future, penso ai Fridays for Future o penso a questa crescente coscienza ambientalista che si sta sviluppando un po' in tutto il pianeta. Это новое поколение, которое пришло в жизнь, оно, в общем-то, еще не может сформулировать, но оно уже догадывается, что действительно будущая история – это экологическая история. Io penso che questa nuova generazione magari non riesce ancora a formulare pienamente ciò che intuisce. Ossia che il futuro dell'umanità è un futuro ecologico. Я понимаю протест молодых, потому что что такое, например, Чернобыль? Он изменил понятие далеко и близко. За 4 дня тучи из Чернобыля были над Африкой. Io penso a queste giovani generazioni, ovviamente si tratta di una situazione ambientale, quella di Chernobyl, che non ha avuto pari. Beh, allora che cosa successe? In 4 giorni le nubi da Chernobyl raggiunsero addirittura l'Africa. Io ricordo anche i primi mesi, quando tu viajavi per zone, per 2 giorni, в которых уже уезжали люди, то у всех были сумасшедшие лица, потому что идет солдат, идет женщину старую, которую я говорю, куда вы идете? Мы идем хоронить яйца. Идет, встречает другого солдата, куда ты ведешь людей? Мы идем хоронить, они вот убили поросенка, а его нельзя есть, его надо хоронить, они не убивают. Io mi ricordo perfettamente i primi mesi, io ero nella zona di Chernobyl, nella zona limitata e mi recavo di villaggio in villaggio, vedevo i soldati che accompagnavano le persone e mi ricordo perfettamente che chiese ad un soldato che accompagnava una donna anziana, tra l'altro poi in questi villaggi le persone che incontrava avevano tutti i volti come se fossero matti, dei veri e propri matti. Ebbene, chiesi quindi a questo soldato: dove accompagni questa donna? L'accompagno a conservare le uova, cioè a proteggere le uova, nel senso che non si potevano mangiare quelle uova. Oppure mi ricordo ancora di un soldato a cui chiesi: ma dove accompagni questo uomo? E lui mi disse: è stato ucciso un maiale, non si può mangiare la carne di maiale e quindi noi dobbiamo tutelarli. I nostri figli devono vivere in questo mondo. E per questo ci dicono lasciateci qualcosa. Nei suoi romanzi corali lei predilige le storie delle persone comuni e quel piccolo uomo che ha contrassegnato gran parte della grande letteratura russa. Quanto si sente parte di questa lunga tradizione? Мне вызов Толстой больше всего. У него каждый человек кричит свою правду, большой и маленький. Io penso che più vicino di tutti sia Tolstoi per me, perché in Tolstoi ogni personaggio, ogni figura urla la propria verità, che sia un grande uomo o che sia un uomo piccolo. Голос тем,
E io voglio dar voce a coloro che mai nessuno ha ascoltato. Perché sostanzialmente sono queste persone che fanno la storia. Grazie. Io invito soltanto il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, per conferire a Svetlana Alexievich il Tao Book Award all'eccellenza letteraria. Buonasera. Antonella, questa sera è avvenuto un miracolo, è proprio nel nostro teatro di Taormina. Abbiamo avuto l'esempio di due premi Nobel che ci hanno dimostrato che la letteratura è uno strumento narrativo che capta la realtà, la interpreta, dà senso alla realtà e in qualche caso miracolosamente cambia la realtà, perché è in grado di cambiare il nostro modo di pensare il mondo. Cambia la politica, cambia l'economia, cambia la società, cambia la cultura. Questo è un miracolo. Grazie a voi di tutto questo. Questa cosa era assolutamente falsa, era una menzogna totale. In Guatemala non intratteneva rapporti con l'Unione Sovietica e non c'era un solo russo in Guatemala e in realtà si trattava di difendere gli interessi di un'azienda che era davvero molto potente in tutta l'America centrale e la zona del Caraibi, ivi compresa la Colombia. E io credo che questo fatto, questo colpo di Stato contro Arbenz, di fatto per molti giovani latinoamericani instillò l'idea della guerriglia, l'idea della rivoluzione armata, seguendo quello che era accaduto a Cuba. E io credo che di fatto se gli Stati Uniti invece di attaccare Arbenz lo avessero appoggiato, lui e la sua riforma che desiderava fare, e che abbastanza curiosamente Arbenz era un grande ammiratore degli Stati Uniti, tra le altre cose. Ecco, a proposito degli Stati Uniti, in un certo senso mi ha già risposto prima, ma con quale spirito guarda alle elezioni statunitensi imminenti ormai? Non si sa che cosa succederà nel corso di queste elezioni, questo è chiaro, sappiamo che ci saranno delle elezioni, però ancora non si capisce niente né dei candidati né chi si presenterà e speriamo che il nuovo presidente sia meno ladro di quello che c'è stato fino a questo momento. Grazie a Mario Vargas Llosa, grazie davvero. Grazie, e io. Grazie, resta con noi. Io invito l'assessore al turismo, sport e spettacolo della regione siciliana, Mario Messina, a raggiungerci sul palco per consegnare il Tao Book Award all'eccellenza letteraria a Mario Vargas Llosa. Prego. Un passo adelante, per favore. Prego. Venga qua. Assessore, una domanda anche per lei. Che valore ha riconfermare Taormina e la Sicilia come luogo di incontro con personaggi di questo calibro in momenti difficili come questi? Credo che sia fondamentale. Buonasera a tutti. E il merito va agli organizzatori, ad Antonella che ancora trova il coraggio di investire nella cultura in un momento molto difficile. Qualche anno fa, se mi avessero detto che mi sarei ritrovato con questa pandemia in uno scenario splendido come questo del Teatro Antico, con una delle eccellenze siciliane, consentitemi, perché l'Orchestra Sinfonica è una delle orchestre che fiora all'occhiello della regione siciliana, non ci avrei creduto. Invece siamo qui a crederci con entusiasmo, perché dobbiamo essere convinti, dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo essere responsabili, fare tutto così come è ben organizzato, con le misure di sicurezza che
sono d'obbligo, però credo che sia un evento straordinario e che cade in un periodo molto difficile, anche perché la Sicilia ha bisogno di questi eventi, soprattutto in questo periodo. Dobbiamo destagionalizzare e ottobre credo che sia un mese opportuno per fare questi eventi. E poi, e mi taccio, se mi avessero detto anche in questo caso che mi sarei ritrovato alla destra del maestro, io credo che non ci avrei creduto, quindi grazie anche per questo. Grazie Assessore. Il nostro premio all'eccellenza letteraria è un premio realizzato da Matteo e siamo molto orgogliosi, le colonne, ed è un libro in pietra e argento che rappresenta l'immanenza della parola che resiste al passare del tempo. Grazie maestro per essere stati con noi. Grazie.